Ho assistito personalmente al pestaggio sino alla morte di due nigeriani, un minorenne e un altro uomo, ucciso da Rambo davanti al fratello della vittima. Nello stesso momento dell'omicidio, Rambo minacciava, armato di pistola, il fratello della vittima. Sono anche queste le situazioni da cui fuggono i migranti. Le forze dell'ordine oggi hanno arrestato Rambo, trafficante e torturatore di connazionali. La polizia l'ha assicurato alla giustizia, ma i rifugiati sono ancora in pericolo. Nella giornata mondiale a loro dedicata piangiamo nuove vittime. La migrazione dall'Africa all'Italia conta altri 126 morti, tutti annegati dopo che i trafficanti libici hanno affiancato il gommone su cui erano partiti e hanno rubato il motore. Orribile il racconto dei soli quattro superstiti salvati da pescatori, ultimi arrivati ieri a Palermo a bordo di nave 18 della Guardia Costiera con altri 1094 immigrati. Ma ci sono anche le belle storie di accoglienza che arrivano dalla Germania, dove il curdo Ahmed dice di sentirsi finalmente al sicuro, o da Benevento, dove il sistema SPRAR, la rete di protezione per i rifugiati, ripopola paesi con famiglie giunte dal Salvador o dall'Afghanistan con i loro bambini. Il Presidente della Repubblica richiama alla collaborazione per trovare soluzioni di lungo periodo per affrontare la crisi. Mattarella affida alla stampa una dichiarazione per richiamare l'attenzione su una tragedia dell'umanità, a cui l'Italia non può restare indifferente.